Gente, bentornati a Sinnoh, e quello che vedete non è il mio team della cartuccia di Diamante e Perla, ma è il team mono-regionale che ci andremo a giocare oggi. Come vedete, tutti i Pokémon provenienti dalla quarta gen. Un Garchomp ve l'avevo annunciato, preannunciato nello scorso finale di video, con Sabbia Velo Lumimpolvere. Quindi vuol dire che andremo a fare i ninja sostanzialmente sotto sabbia, messa da Hippodon, che è l'unico sand setter che c'è in quarta generazione, quindi con questo dobbiamo arrangiarci. E quindi tenteremo di setappare con Sword Dance di Garchomp, schivando i colpi degli avversari. Alla brutta abbiamo una Trick Room, Hippodon con accumulo, schiacciacorpo e una mossa di sbadiglio, comunque da noia, poi agli avanzi per recuperare, quindi insomma cose. Abbiamo Bronzong con baratto, possiamo passare levitazione a Empoleon, quindi permetterci di tenerlo in campo di fianco a Garchomp che fa terremoto. Alla brutta Empoleon lo tiriamo volante, quindi con terremoto non ci prendiamo, insomma varie cose. Lì in alto ci abbiamo come sempre il codice del rental e in descrizione il paste per poterlo utilizzare su Showdown se volete. Detto questo, non perdiamo altro tempo, ci buttiamo subito in Battle Spot e vediamo il nostro Ninja Garchomp cosa combina oggi. Benissimo. Allora, lui ha un team molto variopinto, lui ha un team di grissini super veloci. Allora, vi direi che potrei mettere Trick Room, ma tanto la giraffa me la reversa, a meno di non provare già a fare il ninja subito pronti via. Garchomp Staraptor, poi dietro Hippodon e proverei Empoleon, vi dirò. Rinuncio alla Trick Room. Garchomp, Staraptor e Empoleon erano, penso, in tutte le vostre cartucce di quando avevate il Nintendo DS. Allora, Snizzler, mio Scarada. Ok, buono Staraptor qui subito, a meno che uno dei due non sia ovviamente Zoroark. Potrei anche azzardarmi a fare un Protect qui e Brave Bird su mia Scarada. Così ce lo togliamo subito. O retromarcia, ancora meglio. Provo a far così. Magari lui mi fa fake out su Garchomp. No. Allora lui Terra, mio Scarada per non prendersi... No, Terra di qua. Va bene. Terra normale. Ah, se lo attiva così, perché fa fake out. Normal gem magari. E così diventa di parte Unbarden, ecco. No, non ha fatto fake out. Prestigio fiore qui. Ok. Ah, Hyper Voice. Ma è speciale lui? Questa non me l'aspettavo. Ah, è Zoroark. Che idiota. È lui Zoroark. Ragazzi, che roba. Allora, lui sarà... Lui non viene neanche giù, peraltro. Il nostro Staraptor è poco offensivo. È molto bulky. E niente. Adesso mettiamo Hippodon. E qui bisogna, a questo punto, evitare tutto quello che riusciamo. Ok, abbiamo rotto tutte le eventuali sash così facendo. E a questo punto io proverei un terremoto Protect, oppure dentro Staraptor di nuovo. Non è male. Teriamo con Garchomp.
che il Prestigia Fio, ormai non possiamo essere più veloci di Mio Scarada e neanche di Zoroark probabilmente. Terino sì, ti dirò anche sì. Siamo terra fuoco, quindi facciamo terremoto e dentro di nuovo Staraptor. E adesso dobbiamo fare attenzione perché non possiamo tirare Empoleon, quindi non possiamo diventare volanti e volare di fianco a Garchomp. E il nostro Staraptor sta morendo, quindi attenzione. Era fuoco. E vediamo di doggiare qualcosa. No, Prestigia Fiore non lo doggiamo. Ah già, che stupido, io gli ho calato l'attacco, ma tanto lui critta sempre, quindi alla fine non è stato un gran ingresso quello di Staraptor. Peraltro noi non evitiamo niente. Sash invisibile per Garchomp. Terremoto, fammi un bel danno. Porca vacca, non hanno preso veramente niente. E allora, lui muore di Sand, va bene, ok. Garchomp, anche se è fuoco, col fatto che ha sabbia velo, non prende il dot. Comunque lui chi c'aveva? Typhlosion, Girafarig, no, Farigiraf e Grimmsnarl. E Sneasler a questo punto. Siamo messi male, perché Empoleon contro Sneasler ci rimane. E non ha Protect. Quindi bisogna che facciamo entrare Hippodon. Olongar. Grimmsnarl. Ok. Allora, noi potremmo fare Protect di Garchomp. Quanto dura la sabbia ancora? 3 turni, ok. Allora, Protect di Garchomp e Body Press su Zoroark. Così ce lo togliamo. Sempre che lui non ci tolga prima a noi Hippodon. Mette Reflect, giustamente. Lui cos'è? Specs, terra normale, fa veramente tanti danni. Però Hippodon è tozzo e resiste. Ok. Bene, a questo punto c'è Sneasler che facciamo molta fatica a tirare giù. Nel senso che bisogna che con Garchomp evitiamo la sua mossa. Lui peraltro c'aveva Fake Out anche. Magari. Allora facciamo così. Terremoto e Protect. Potrebbe anche avere sbigo attacco su Grimmsnarl, che sarebbe terribile. Però, vabbè, vediamo. Oddio, ce l'ha davvero. Però Garchomp evita. Devi evitare anche questa, però. Ah no, siamo più veloci di Sneasler. Fantastico. Però non so se basta, comunque, perché c'è il riflesso. E lui ha tirato Zuffa qua, ok. Ma il fatto che Sneasler sia più lento di Garchomp mi va bene. Sta finendo la sabbia però. Fammi pensare. Noi a questo punto potremmo fare Protect di Garchomp. E che se lui mi ritargetta... Mi ritargetta qua.
proviamo ad andare via con Garchomp e facciamo sbadiglio su Grimmsnarl. A questo punto il problema è sbigo attacco di Grimmsnarl, che ridi e scherza. Ridi e scherza è quello che ci frega. Ok, lui ha rifatto la stessa giocata. E Hippodon resiste, perfetto. Ok, tempesta e sabbia cessa. Ora bisogna che... allora... con Hippodon possiamo... allora, qui Cannon Flash su Olongar, su Grimmsnarl. E qui proviamo a fare schiacciacorpo su... è che non gli leviamo niente. Fammi pensare. Qui proviamo a proteggere. Proviamo a proteggere qui. Magari prova a farmi sbigo attacco su Hippodon. Che lui se mi tira zuffa su Bullo. No, mi ha tirato zuffa qui. Ma dovevi tirarla su Empoleon? Ma cosa fai? Pazzo criminale. Vabbè, allora niente. O magari pensava che mi centrasse Garchomp qui, che lo levassi. Vabbè, niente, noi siamo super a posto allora adesso. Perché facciamo così e così. Poi dietro abbiamo Garchomp che è più veloce, quindi siamo super a posto. Ok. Prima partita della banda di Sinnoh vinta e Garchomp ha già evitato la prima mossa. Andiamo avanti e vediamo se riusciamo a mietere altre vittime. Oh, bel Garchomp contro Garchomp, qui le cose si fanno interessanti. Allora, quell'Indeedee sa di Trick Room in Prison di qui a laggiù. È proprio scritto. E tutti quei draghi ovviamente ci danno noia. Proviamo a mettere Garchomp, Garchomp Gallade o Garchomp Staraptor. Garchomp Staraptor è meglio. No, perché mi rimbalza addosso il... niente, facciamo Garchomp Gallade, bisogna fare in fretta Hippodon e Empoleon. Non ho messo Staraptor perché ho paura che arrivi Corviknight che mi rimbalza addosso il... l'Intimidate con la sua abilità. Vediamo, magari. Oh, non ha messo in DD. Non ha messo in DD. L'unica cosa è che, vabbè, ci avrà taunt. Corviknight di sicuro. Di sicuro. Mi conviene terrare fuoco? No. Adesso no. È che non ho portato levitanti per fare terremoto. Niente, facciamo comunque Sword Dance e proviamo Spada Solenne qui. Protect di Typhlosion, ok. Vediamo Sword Dance libera. Quindi Typhlosion non è Scarf e questa è già una gran cosa. Buono il danno, però metto Tailwind. Va bene. Se io avessi messo Trick Room... cosa che potrei fare adesso?
potrei farlo adesso. Quindi potrei fare allora, metto Trick Room oppure metto dentro Ippodon e provo a scularla come prima. Proviamo a mettere Trick Room. Se va male abbiamo poi un ingresso dopo, eventualmente, di Ippodon, e proviamo a scularla dopo. Vediamo l'eruption su Gallade quanto ci fa. Gallade ha una buona difesa speciale, infatti reggiamo. Però non reggiamo il doppio. Vabbè. Ok. Allora niente, a questo punto noi entriamo di Ippodon. Sì, facciamo così. Allora, noi comunque adesso una pigna di Eruption la prendiamo. E però facciamo terremoto, sperando di reggere, e Protect. Oppure facciamo terra... no, terra erba non ci conviene mai nella vita. No, Protect. Siamo un po' incastrati. Se facevo Trick Room turno 1 eravamo a posto. Però pensavo onestamente ci avesse... non pensavo proteggesse turno 1. Mi facesse tipo Eruption. E pensavo mi facesse Taunt con Corvina. Danno niente di che. Ok, Taunt ce l'ha effettivamente. E allora non mi spiego perché non l'abbia fatto a turno 1. Vabbè. E Sash. Vabbè, morirà di Sand. Ok. Sash e Typhlosion non mi capacito. Vabbè. Vediamo chi entra e poi ragioniamo sulla prossima giocata. Quant'è bella la codina di Ippodon. Che scodinzola. Scommetto che non sapevate, Ippodon aveva una coda. Ecco il suo Garchomp. Ok, allora. Tailwind, lui quanti? Ultimo di Tailwind. Dobbiamo impedirgli categoricamente di rimetterla. Dobbiamo anche qui fare affidamento sul fatto che eviti Garchomp, il nostro Garchomp. Facciamo così e proviamo a fare sbadiglio sul suo Garchomp. Che protegge. Va bene, perfetto. Taunt su Ippodon. Ok, l'avevamo già vista. Va bene. Va bene così. Se viene giù va benissimo. Ok, perfetto. Ok, adesso il mio Garchomp non mi ricordo se è Adamant o Jolly. Penso Jolly, spero Jolly. Dove lo vedo? Così. Jolly, ok. Quindi male che vada siamo in tie. Io non penso che lui faccia terremoto adesso. Quindi potrei fare... lui ha protetto prima, quindi non può proteggere adesso. Ehm...
farò protect e dentro Empoleon. Così mi do anche, adesso non, ho perso il conto dei turni di Sand, ma voglio darmi la possibilità di poterla rimettere, perché è la mia arma in più contro di lui sostanzialmente. Polverabbia, ok. Dragartiglio, ok. Secondo me di Tempesta di Sabbia c'è l'ultimo turno. No, ancora due, ok. Allora, a questo punto io potrei anche fare Terremoto, Terra Volante. Mi sa che farò così. Facciamo Terremoto e Terra Volante Air Slash su Amogus. E vediamo cosa ci salta fuori. Lui magari potrebbe proteggere Garchomp. Ti arriva un Ice Beam. Sì, che lo proteggi. Sarebbe fantastico se fosse Sand Veil anche il suo e non lo beccassi più. Sarebbe veramente stupendo. Ok. Allora, direi che siamo comunque in addirittura d'arrivo. Lui ha tirato? Non mi ricordo più. No, non ha tirato. Però comunque facciamo Terremoto, Ice Beam. A parte che lui terra adesso. Vabbè, se terra, cosa terra? Fuoco. Dai, facciamo mettere lama e via. No, non terra neanche. E allora, tra l'altro siamo più veloci. Forse Adamant. Dragon Claw. Il nostro Garchomp ci saluta, ma... cioè, Empoleon. Attenzione, perché Slash può missare. E allora, in quel caso saremmo in pericolo, ma... per fortuna. Empoleon non è Kindra. E quindi ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, successo clamoroso del nostro Ninja Garchomp. Abbiamo visto anche Empoleon, Terra Volante, abbiamo visto Hippodon, tante cose belle. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se non l'avete fatto. Quante volte, quante cose non avete fatto, di iscrivervi al canale. Vi ricordo che sul canale ci sono tutti i precedenti video della serie dei team monoregionali, sia in Reg H, che è questa di adesso, che in Reg G, che è quella passata. E noi ci vediamo al prossimo video, ci aspetta Unima e dopo Sceptile, Empoleon, e vi aspetta un altro starter ad Unima, sì, sì, un altro starter di quinta gen, vi lascio indovinare quale sarà, io lo so già, e quindi vi aspetto al prossimo video. Un bacione, alla prossima!